Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo aver analizzato ieri l'utilizzo della web app nelle sue prime fasi, andiamo a parlare di come utilizzare correttamente gli FC Points che verranno rilasciati assieme alla versione Ultimate il giorno 20 di settembre. Innanzitutto mi preme ricordarvi, fondamentale questo, quindi fate molta attenzione, che gli FC Points vi verranno consegnati in qualsiasi momento voi andate ad acquistare la versione Ultimate. Non c'era un limite temporale per la sua prenotazione, come invece accadeva per l'Iro, che necessitava di un pre-order eseguito entro il 20 di agosto. Quindi anche se magari ricevete dei soldini a Natale e volete prendervi questa versione del gioco, riuscirete ad ammortizzarne il prezzo con questi 40 euro di FC Points che verranno caricati automaticamente sul vostro gioco. Altra cosa molto importante è che, giustamente, ieri avendo parlato di web app, non aspettate di vedere quegli FC Points già presenti sulla web app, ma questi vi verranno attribuiti al primo login che voi andrete a fare su console. Quindi non impanicate, ovviamente, se avete fatto pre-order loggando sul telefono, loggando da computer, non trovate niente, perché è assolutamente normalissimo. Adesso però entriamo nel vivo del video e andiamo a vedere insieme quali sono i metodi migliori per poter andare a sfruttare al massimo questi FC Points e farli fruttare per far sì che il vostro sia un avvio al top. Mi vedete nella schermata del negozio, una schermata che ovviamente c'è molto familiare, però in questo momento assomiglia molto, nonostante io stia registrando su FC24, a quello che sarà FC25 al suo start. Infatti una schermata molto scarna e che al suo interno ha solamente i cosiddetti pacchetti classici, ovvero il pacchetto bronzo da 750 crediti, quello argento da 3750 o 75 FC Points e quello da 7500 crediti o 150 FC Points, che è esattamente uno dei pacchetti sui quali ci andremo a focalizzare. Perché? Che se andiamo a fare un rapidissimo calcolo matematico, più o meno con 150 FC Points ci andiamo a portare a casa una trentina di pacchetti o giù di lì. Con questi 30 pacchetti noi però che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo focalizzarci su ogni aspetto contenente al suo interno. Soprattutto quest'anno, vista l'assenza dei contratti, mi aspetto che ci siano degli oggetti che abbiano del valore diverso rispetto da quello dei contratti, che comunque si potevano flippare all'inizio. Ma bisogna analizzare carta per carta e trarre profitto da carta per carta, quindi andando a vendere tutti quelli che sono gli elementi contenuti. Chiaramente quelli che ci interessano possiamo anche tenerli, fatte le dovute valutazioni. Questo per far sì che andiamo ad immettere all'interno del nostro club subito della valuta, subito dei crediti che noi poi possiamo andarci a spendere, e vi dico a breve il come. Quindi ipotizziamo quello che può essere lo scenario peggiore, uno scenario nel quale da sti pacchetti non ci caviamo niente, non sculiamo manco per sbaglio, diciamo che in linea generica un 50-60 mila crediti, se siamo bravi a massimizzare tutti gli oggetti comunque dovremmo tirarli su. Ovviamente a sto punto mi dite: Matte, ma io ho 50.000-60.000 crediti, ma che ci posso fare? Ebbene, in realtà qualcosina si può fare, perché ipotizzando che a voi avete raccumulato questo budget, potete tranquillamente andare sul mercato e iniziare a mettere a target alcuni giocatori oro, soprattutto quelli che possono rientrare comodi all'interno delle SBC, prenderli a 400, a 500, a quel che è, consapevoli che su questi giocatori poi dovete andare a cercare di realizzare un margine di circa il 2-3% a carta. E questo deve essere un relist continuo, quindi dovete cercare subito di andare a fullare quella che è la lista, per cui andare a cercare di prendere 100 oggetti che poi devono girare costantemente, anche se magari non li vendete subito, li mettete anche a un prezzo leggermente più alto perché all'inizio del gioco magari partono, e relistando di ora in ora vedete che pian piano il vostro budget sale e la vostra lista trasferimenti si svuota. Però questo non vi deve appagare, perché se voi magari siete bravi e mi riuscite a fare un per due dei crediti, voi dovete continuare a spingere, dovete continuare a farlo questo lavoro per cercare di arrivare ad un bottino tale che vi possa permettere poi di andare a fare le operazioni che desiderate, ovviamente. Lato pacchetti, un altro consiglio che mi sento di dare è quello di non andare a
aprire dei pacchetti non scambiabili qualora fossero presenti. Al 99% non ci stanno perché è difficile, però occhio, perché magari potreste essere ingolositi dall'idea di dire: ah, aspetta, però sto pacchetto magari mi fa trovare un giocatore un po' più sistemato rispetto a quello base. No, perché a meno che non ve sculate il Mbappé di turno o il giocatore incredibile, sapete quanto si erano ridotte le possibilità, voi avete preso i vostri 4600 FC points e li avete lanciati dal balcone, perché vi ritrovate tutti oggetti non scambiabili che magari non vi servono a niente, non potete operare sul mercato e non potete neanche andare a fare magari qualche acquisto low cost, super low cost per la vostra squadra. Quindi scappate proprio da quello che è l'utilizzo dei crediti su pacchi non scambiabili, così come io onestamente vi sconsiglio anche tanto di andare ad aspettare con questi FC points che arrivi una manna dal cielo, e per manna dal cielo intendo una promo, perché di solito dei pacchi speciali legati alla promo non arrivano nel giro di una settimanella. Quindi onde stare lì a perdere terreno rispetto ad utenti che già partono a 1000, voi questi FC points me li dovete subito buttare dentro. Quindi lato pacchetti, aprire subito se mi volete andare a realizzare un profitto riempendo la lista trasferimenti, i pacchetti da 150 FC points, che all'inizio sono gli unici e sono anche i migliori. Veniamo a un altro aspetto molto importante di quella che è la gestione adesso degli FC points, che è quella relativa un po' più al gameplay, perché questi vi permettono anche di poter studiare un po' il gioco in anticipo rispetto a chi magari questi FC points non ce li ha. Perché dico questo? Perché ovviamente abbiamo all'interno del gioco, anche su FC 25, la modalità draft, che si va a dividere in draft online e draft a giocatore singolo. Sappiamo bene che all'inizio nei draft online, a meno che non siate molto avvezzi, a meno che non siate bravi, magari si fa un po' più di fatica, perché andate a trovare tanti giocatori forti che cercano di massimizzare non solo i 4600 FC points della versione Ultimate, ma magari anche altri che hanno caricato di tasca propria con i draft che regalano dei pacchetti migliori in caso di vittoria o anche in caso di sconfitta finale semifinale rispetto a quelli che si trovano sul mercato nei primi giorni di gioco. Quindi non andatevi a scontrare contro questi titani, tra virgolette, a meno che magari non vogliate testare effettivamente subito il vostro livello e magari iniziare ad imparare qualcosina alla quale non avreste pensato, che comunque non è un aspetto da sottovalutare. Però essendo le prime giornate di gioco, a noi ci interessa marginalmente essere subito dei tori, ci interessa invece cercare di arrivare ad avere uno start al top, come vi dicevo in precedenza. E per fare questo, se invece volete mettere un po' le mani sul pad e capire quelle che sono le dinamiche di gioco senza rinunciare comunque a dei pacchetti migliori, io vi consiglio i draft singoli offline. E attenzione, i draft singoli offline potranno essere anche noiosi, ma li potete giocare a qualsiasi tipo di difficoltà, perché non c'entra niente per l'attribuzione dei premi. I premi sono completamente casuali. Voi mi potete vincere un draft in modalità esordiente e arrivare in finale prendendo i migliori pacchetti possibili, così come perdere alla seconda partita a leggenda e ricevere lo stesso. Quindi attenzione su questo, non fate l'errore di dire: no, ma io poi già mi scoccio di giocare offline, poi se ci devo giocare pure contro la CPU a leggenda, che la devo battere per forza, se no non mi prendo nessun pacchetto, non ne vale la pena. Quindi occhio, perché è molto sottovalutato il draft offline, che ripeto, io non è che sono super avvezzo, perché mi annoio offline e comunque riesco a cavarmela anche in quelli online, però può essere un modo anche questo per far arrivare all'interno del vostro club dei giocatori sotto forma di carte che poi andate a rivendere, che altrimenti dal pacchetto da 150 FC points fareste più fatica a tirare fuori. Lato gameplay poi, un'altra cosa da non sottovalutare assolutamente è quella delle evoluzioni, perché l'anno scorso sono state introdotte per la prima volta, magari eravamo un po' impreparati, ma abbiamo visto sulla nostra pelle quanto siano state importanti determinate evoluzioni fatte con logica all'inizio, che poi le abbiamo potute portare avanti nel gioco, le abbiamo fatte diventare fortissime. Pensate, che ne so, a Llorente, agli attaccanti fatti nella versione della prima evoluzione, quella Founder, che poi sono diventati devastanti. Quindi se volete andare a giocarvi un gettone
su una carta che poi vi diventa non scambiabile, però ve la iniziate a mettere in squadra, ci iniziate a lavorare e ve la portate dietro, occhio a scegliere per bene le vostre evoluzioni, chiaramente da fare con gli FC Points, perché i crediti che abbiamo tirato su, come vi dicevo in precedenza, lungi da me a buttarli su una carta non scambiabile, ma ci servono in quella che è la continua gestione della pila trasferimenti per poter marginare qualcosa da portare nelle casse. Infine, ultimo ma non per importanza, anzi forse uno dei consigli più importanti che io vi posso dare, è quello di tenere d'occhio il pass, perché sappiamo che quest'anno su FC25 verrà introdotto anche un pass a pagamento e questo sarà possibile acquistarlo sia con i crediti che con gli FC Points. Di conseguenza noi con i 4600 FC Points ricevuti possiamo andarci a riscattare con una bella parte il pass, gli altri poi possiamo scegliere come ripartirli in base a quella che è il nostro sentiment, se siamo confident o meno tra gioco e pacchi per fare un po' di compravendita, però il pass a pagamento sicuramente darà l'opportunità di sbloccare delle ricompense aggiuntive come ci è stato comunicato rispetto al pass base, e mi aspetto di vedere proprio dei pacchetti, magari qualche carta non scambiabile che non sia incredibile per non creare un gap troppo grande con quelli che magari il pass a pagamento non se lo possono permettere, perché è anche questa una opzione. Però noi che siamo fortunati e abbiamo questi points gratuitamente, perché in realtà li abbiamo pagati, compresi all'interno del nostro gioco, io darei attenzione a quello che è il suo prezzo. Io non penso che costerà in maniera incredibile, ipotizzo, alzo le mani, ma penso che forse andrà sui 500 FC points, se vogliamo esagerare proprio 1000, a seconda forse anche di quella che sarà la sua durata. Magari un pass che dura 45 giorni costerà di più, uno che dura di meno ovviamente costerà di meno. Quindi mi raccomando, subito occhio al pass, perché questo anche allo start può fare tantissimo la differenza. Signori, per questo video è tutto. Io come al solito vi ricordo di lasciare un bel commento, fatemi sapere quali sono le vostre opinioni, come vi volete comportare all'inizio. Vi ricordo anche di lasciare un like e di iscrivervi al canale, perché siamo per ripartire a cannone, e non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!